Buongiorno amici e amiche, buon sabato 30 gennaio 2021. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 4, versetti 35-41. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così come era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Ascoltare non significa solo stare attenti e ripetere come un eco quello che dice o fa il Signore. L'errore dei discepoli è che presero Gesù così com'era. Cioè, non hanno capito cosa voleva, ma si sono preoccupati solamente di seguirlo, senza mai capire dove voleva arrivare. Infatti i discepoli non sono arrivati con lui sotto la croce. Chi non cerca di adattare l'insegnamento di Gesù, calandolo nel contesto della propria vita, appena si troverà in mezzo a una grande tempesta, non avvertirà la presenza del Signore e gli sembrerà che stia dormendo, come i discepoli sulla barca, che poi lo scuotono per chiedergli perché non gli importasse che erano impauriti. Gesù chiede: «Perché avete paura?» Gesù calma le nostre paure e ci invita a riflettere. Lui è lì con loro. Potrebbe mai mettere a repentaglio la vita di chi si fida di lui? Chi ha fede non può aver paura. Così come chi ha paura non ha fede. La fede è il contrario della paura. Non possono vivere insieme. Gesù ci invita a riflettere. Se mi fido davvero di lui, perché a volte mi lascio vincere dalle mie ansie e dalle mie paure? Buona giornata a tutti.